Nella relazione con l'altro io devo tenere presente un aspetto che è questo. Ammettiamo che io non sono unificato, quindi ho una mia mente, una mia anima e un mio spirito. Non è obbligatorio avere la triade, io potrei non essere animico. Quindi se non sono animico la mia parte animica non c'è dentro di me, è da qualche altra parte, c'è, ma io non ne ho consapevolezza e coscienza in qualche modo e lei non ha consapevolezza e coscienza di me. Se io sono una triade divisa e mi incontro con una triade divisa, la mia relazione può essere una relazione totale, o solo una relazione spirituale, o animica o mentale. Esempio, nel rapporto amoroso, tra virgolette, perché abbiamo detto che l'amore non esiste sostanzialmente, però facciamo finta per un attimo di dare l'accezione che noi tutti conosciamo alla parola amore con un altro, ecco che la mia parte animica solamente si può correlare con la parte animica dell'altro e quindi sarà un amore animico, oppure spirituale, oppure solamente mentale, come noi abbiamo imparato dalla letteratura, insomma in qualche modo dalla nostra esperienza a vivere, no? L'amore platonico è un amore mentale. Bene, in quel contesto le altre parti possono farsi la guerra dove una delle tre parti invece è in armonia, è in simbiosi mutualistica. È evidente che quando io ho a che fare con l'altro posso trovarmi nella situazione assolutamente plausibile che una parte di me magari è in accordo con l'altro, una parte non gliene frega niente e una parte è contraria. Nell'istante in cui l'altro mi accoltella, cosa che potrebbe essere, io devo capire questa cosa qui, perché io potrei essere anche d'accordo con il mondo intero, ma è la sua parte maschile che ce l'ha con me. Per esempio, in un rapporto maschio-femmina, quello che si vede sostanzialmente è che molte volte la parte maschile di uno dei due contendenti è geloso del maschio dell'altro, perché vuole tenere l'anima tutta per sé. Allora, in quel contesto, mentre lei mi ama tanto animamente, lei spiritualmente mi ammazzerebbe. E quindi ti trovi nel tuo compagno un aspetto che è distonico, che ti appare ciclotimico, che te non capisci, ma come mai 5 minuti fa mi hai detto ti amo e poi 5 minuti dopo me l'hai accoltellata? Questo accade proprio per questo motivo.